Nell'estate del 2006 e nella primavera 2007 sono state condotte alcune ricerche archeologiche in località El Poggio di Montegibbio, vicino a Sassuolo, dove sono emersi i resti di una villa urbano-rustica di età romana caratterizzata da quattro fasi d'occupazione, comprese tra il I secolo a.C. ed il V-VI secolo dopo Cristo. Lo scavo è stato condotto dalla dottoressa Francesca Guandalini, dottore di ricerca in archeologia, e si è svolto sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, nelle persone del soprintendente professor Luigi Malnati e dell'archeologo dottor Donato Labate. La scoperta ha fornito dati di eccezionale interesse storico ed archeologico. La prima campagna di scavo è stata condotta nell'agosto del 2006 e abbiamo trovato i resti di una fornace che produceva laterizi, anche materiale ceramico, sicuramente una fornace connessa alla villa. Ma i risultati più notevoli e consistenti sono venuti fuori dallo scavo condotto nella primavera del 2007 nel campo immediatamente attiguo. I dati più interessanti sono riferibili alla prima fase dell'insediamento, databile al I secolo a.C. Si sono rinvenuti i resti di una villa romana formata da ambienti lussuosi, denominati pars urbana, ed ambienti di tipo rurale, la pars rustica. In particolare, il saggio di scavo effettuato nel 2007 ha messo in luce una stanza di rappresentanza caratterizzata da un bellissimo pavimento in opus signinum. Si tratta di un pavimento caratterizzato da una decorazione molto simile ad un tappeto con caratteri geometrici, costituito da una base in coccio pesto su cui sono inserite tessere a mosaico bianche e nere, organizzate in una cornice esterna decorata a meandri e a svastiche, e da una parte interna decorata da file ortogonali di crocette formate da quattro tessere bianche e una tessera centrale nera, che creano l'effetto di un fiore. L'eccezionalità del rinvenimento, per ora unico in una zona posta al limite del territorio montano modenese, è accentuata da un significativo evento catastrofico che ha causato la distruzione dell'abitato di prima fase. Il pavimento a mosaico ed i muri che lo circondano sono collassati per circa un metro di profondità dal piano originario di posa. Tale evidenza è probabilmente riconducibile ad un terremoto avvenuto nel I secolo dopo Cristo e forse connesso all'attività esuberante della famosa Salsa di Montegibbio, di cui in località Salsa di Sopra un osservatore attento può ancora riconoscere l'antica cresta di questo sopito cratere di fango. Alla Salsa di Montegibbio fa probabilmente riferimento Plinio il Vecchio nel secondo libro, al passo 199 della sua Naturalis Historia, in cui il famoso storico ed enciclopedista romano scrive: «È avvenuto una volta, come personalmente riscontro nei testi della dottrina etrusca, un enorme prodigio di terre nella regione di Modena, sotto il consolato di Lucio Marcio e Sesto Giulio. Due montagne, cioè, si scontrarono con grandissimo fragore, balzando avanti e retrocedendo, e tra di loro fiamme e fumo salivano al cielo in pieno giorno. Assisteva dalla via Emilia una gran folla di cavalieri romani con il loro seguito di viaggiatori. Per il cozzo furono distrutte tutte le case di quelle campagne, moltissime bestie che si trovavano nel mezzo rimasero uccise. Si era un anno prima della guerra sociale, che potrei definire più funesta per questa terra d'Italia anche rispetto alle guerre civili». L'evento portentoso citato da Plinio viene interpretato dalla maggior parte degli studiosi come una descrizione verosimile di un'eruzione di fango associata a fenomeni sismici avvenuta nel 91 a.C. Sullo scavo, oltre al normale rilievo delle strutture emerse, sono state utilizzate anche tecniche all'avanguardia, costituite da una scansione laser ad altissima precisione. La tecnologia laser scanner è stata introdotta soltanto di recente nell'ambito archeologico, in modo da avere un modello digitale tridimensionale per poterci lavorare sopra in qualsiasi momento e ricavarne dati. Dalla scansione otteniamo così una nuvola di punti, ognuno con coordinate assolute che possiamo dare a collegare a una rete di caposaldi fatta in precedenza. In questo modo, in qualsiasi momento ci si può ricollegare per integrare o addirittura verificare la nostra stazione sulla quale abbiamo già lavorato. In questo caso, in questo oggetto, abbiamo impostato un passo di 8 mm per 8 mm a una distanza media di 10 metri. Immaginate una parete di fronte a voi e una maglia di punti 8 mm uno dall'altro.
per la comprensione preliminare dei dati di scavo e degli sconvolgimenti subiti dalla fase di abitato più antica sono intervenuti professori di geologia e mineralogia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Siamo testimoni di una scoperta straordinaria. La villa probabilmente fu già segnalata alcuni decenni fa da Fernando Malavolti e in un secondo tempo ritrovata da un appassionato del Museo Civico Archeologico e Etnologico di Modena, un collaboratore. Ricerche condotte dalla dottoressa Francesca Guandalini hanno posizionato e caratterizzato meglio l'ubicazione del sito, sulla quale sono state condotte delle ricerche a cominciare dall'anno scorso, che hanno portato in luce i resti di una villa romana. La fase di abitato più antica è costituita da una grande stanza di 5 x 5,5 metri, con pavimento in opus signinum delimitato sui quattro lati da muri costruiti in laterizio e pietre squadrate di circa 50 cm di larghezza. Il muro orientale conserva ancora la soglia d'ingresso costituita da un unico blocco di pietra. Questa prima stanza fa parte di un complesso abitativo molto ampio, databile al I secolo a.C. e riferibile ad una villa romana urbano-rustica. Dopo circa due secoli di abbandono delle strutture della prima fase, coperte dal crollo del tetto e colmate da un consistente deposito colluviale di argilla, vengono costruiti labili e piccoli muretti in laterizi disposti a taglio della larghezza di 30 cm, databili intorno al III secolo d.C. in epoca imperiale. Poco dopo, tra il III e il IV secolo d.C., viene costruito un ambiente aperto, forse un portico, chiaramente visibile dalla presenza di due plinti, basi quadrate in laterizi usati per sorreggere le colonne, allineati tra loro nord-sud. Al V-VI secolo d.C. è databile l'ultima fase insediativa, caratterizzata da muri in ciottoli e da un grande basamento in laterizi, riferibili ad una struttura abitativa di tipo rurale. In questo periodo viene chiuso l'ambiente aperto delimitato dai plinti, i quali però non vengono distrutti, ma sfruttati all'interno dei suddetti muriccioli. Un altro aspetto importante nello sviluppo dello scavo archeologico di Montegibbio sono gli interventi di conservazione e restauro dei reperti rinvenuti, effettuati contemporaneamente alla campagna di scavo del 2007. Questo ha permesso di intervenire rapidamente sui reperti, sia per il loro consolidamento in vista del prelievo che per il loro restauro. È stato così possibile ottenere informazioni riguardo la datazione dei materiali in tempo reale e di conseguenza la comprensione del contesto archeologico. Il restauro degli oggetti avvenuto direttamente nelle sale del castello di Montegibbio ha riguardato soprattutto monete e ceramiche. Per i metalli, durante gli interventi meccanici di pulitura degli strati di corrosione, si è reso necessario l'utilizzo del microscopio stereoscopico. Le ceramiche, invece, hanno richiesto un lungo lavoro legato alla ricerca dei frammenti dei singoli vasi. Tra i promotori dello scavo e della mostra, oltre al comune di Sassuolo e ad alcuni privati, si segnala la grande partecipazione di tutti gli abitanti di Montegibbio, interessati alla riscoperta delle proprie origini remote. Infatti lo scavo è stato realizzato grazie alla partecipazione di un consistente numero di volontari, costituiti da archeologi professionisti, studenti di liceo ed università, appassionati ed abitanti di Montegibbio. Speriamo con nuove forze nei prossimi anni di poter ampliare lo scavo, ampliare le ricerche di una realtà archeologica che ha fondamentale importanza per le conoscenze delle origini non solo di Montegibbio e anche ovviamente di Sassuolo, ma per lo stesso territorio modenese.